Il circolo del villaggio magico ha piantato quest'anno le sue tende a Cefalù, in Sicilia. Ai piedi della Torre Saracena, pacifico accampamento di un notevole esercito di turisti. Dalle feritoie di tela, Diana del mattino. Acqua corrente fredda finché il sole non la riscaldi. Termobagno non occorre così vicino al mare, ma gli impianti sono bastevoli ad ogni raffinamento della toeletta. Servizio completo. Barba al signore, capelli alla signora e, per chi li vuole, applicazione di unguenti per agevolare la bronzatura. Il mare qui è una sconfinata infusione di turchino. Dalle rive si esala un tonico, selvaggio aroma di cespugli ed erbe. Le esclamazioni di entusiasmo suonano in 4 o 5 lingue perché questi bagnanti vengono da tutta l'Europa e dalle due Americhe. L'iniziativa dei villaggi magici parte da un settimanale parigino. Quest'anno Cefalù è il vertice di un triangolo di tendopoli che ha gli altri due apici in Andalusia e in Svizzera. Un irresistibile contagioso invito alle ferie e all'aria aperta si propaga da queste istantanee balneari. Vien voglia di dire a questi pionieri delle vacanze: beati voi che potete trascorrerle.